Benvenuto Capricorno, andiamo a vedere il tuo mese di febbraio 2021, andiamo a vedere i transiti planetari con l'astrologia, ma poi chiederò anche qualcosa ai tarocchi, andiamo a sentire. Allora, dunque, qui i transiti principali quali sono? Sicuramente questo bellissimo Marte nel segno del Toro, che è appunto un segno a te molto molto amico, un segno di terra come il tuo, che sicuramente ti donerà, non dico tanto lo sprint, perché un Marte in Toro insomma non è che fa gli sprint, però la resistenza. Quindi qui c'è la resistenza, ti vedo resistere a qualcosa, stai tenendo duro, non so come meglio dire, ok, su un qualcosa. Quindi qui la stoffa per affrontare un determinato discorso, che dipenderà naturalmente dalla tua situazione personale, ti porta avanti. Ma qui c'è anche una passione di un qualche tipo, in tutti i sensi, può essere una passione con un uomo, una donna, ma anche una passione nel senso un qualcosa che ti piace fare, che porterai avanti con slancio e determinazione. Cioè qui ti vedo portare avanti qualcosa con una determinazione invidiabile, quindi bene così. Poi ci sono i quattro pianeti, questo nocciolo di pianeti che camminano nel segno dell'acquario, quindi Mercurio, Venere, Giove e Saturno, ne ho parlato anche nell'oroscopo 2021, ti lascio il link qua sopra se vuoi, ma lo trovi anche in descrizione o alla fine di questo video, lì ne parlo anche lì. Stanno camminando nel segno dell'acquario, questo significa per te, questo nocciolo, diciamo così, di pianeti nella tua seconda casa, ok? Quindi qui c'è senz'altro, ci sono dei rapporti molto distesi, molto carini con gli amici, con i fratelli, con i colleghi, quindi ti vedo proprio fare un qualcosa con loro o comunicare con loro magari in modo più del normale. Insomma, qui c'è un trambustio, un gran movimento di persone, d'accordo? Cos'altro? Molti contatti, stavo dicendo, quindi magari sarai molto alle prese con internet, pubblicherai qualcosa, scambierai, diciamo così, messaggi, quindi molta, come ti posso dire, molta comunicazione in tutti i sensi. Poi la devi un pochino adoperare alla tua situazione personale, naturalmente alla tua vita, cioè per alcuni potrà essere, che ne so io, fare l'oratore, il parlare a una massa di persone, per un'altra magari per una casalinga 65enne semplicemente che sta a spippolare su Skype un pochino di più del normale. Insomma, quindi bisogna portarlo, ecco, va bene? Vediamo un po' anche i tarocchi. Comunque sia, questi sono transiti che mi parlano anche di una, come si dice, qui c'è anche una, come si chiama, aiuto, quando uno si cerca di mettere d'accordo su un qualcosa, il tentativo di conciliazione, ecco, non mi veniva la parola, il tentativo di conciliazione con qualcuno, che magari si riesce pure a trovare grazie a questo Marte in Toro. Quindi secondo me qui c'è un Capricorno che nel mese di febbraio potrebbe raggiungere un accordo con qualcuno, sistemare una certa situazione. Vediamo qual è il presente. Da che situazione parte il Capricorno? Quali ostacoli potrà incontrare durante il mese? Cosa sta per accadere? Quale sarà l'evoluzione del mese di febbraio? Qual è il sunto, il nocciolo, tutto per il mese? Guarda, qui confermano praticamente, qui c'è il superamento di uno scoglio, guarda, magari anche in modo abbastanza scaltro, qui si potrebbe usare una qualche comunque qui c'è tutto un discorso di denaro. Qui si parla proprio di denaro nel mese di febbraio, e con un Marte in Toro non mi meraviglio, con tutti questi pianeti in seconda casa non mi meraviglio. Quindi qui il faro sparato, la luce accesa è sul lato economico, monetario, quindi soldi, i denari per il Capricorno, soldi da pagare o da ricevere naturalmente.
Anche perché qui c'è una, come ti posso dire, questo tentativo, no, di compromesso come abbiamo visto prima. Fammi vedere, qui potrebbe arrivare una proposta. Dopo tanto tempo qui esce fuori una decisione. Allora, o che voi vi dovevate mettere d'accordo con una donna, o siete voi la donna, insomma, non lo so. Fatto sta che qui si sta cercando di mettersi d'accordo su un qualcosa, io credo su un discorso di soldi. Poi per alcuni può essere l'affitto di casa, per altri può essere una causa legale, per altri ancora, visto il Capricorno, abbiamo visto anche delle separazioni, potrebbe essere quello. Va bene? Qui c'è una decisione presa e si parla di soldi, si parla di denari e di un documento da firmare. Qui si parla anche di un documento da firmare, quindi dovete vedere un attimino voi nella vostra vita di che cosa si può trattare. Comunque, qui si arriva, c'è un cambiamento improvviso. Come posso dire? È come se, improvviso stavo dicendo, è come se si fosse stati lì a contrattare e qui e là e boom e bam, e poi alla fine, ta, all'improvviso, boom boom boom. Ci si accorda e si decide su un qualcosa, in bene o in male, per l'amor di Dio. Andiamo a vedere. Qui ci sono anche dei soldini in arrivo. Sì, guarda, il re, la regina. Qui c'è una proposta, un qualcosa, ok? O dei denari proprio veri e propri in arrivo, o un accordo su dei denari che devono arrivare. Quindi vedete voi nella vostra vita naturalmente di che cosa si parla. Io vi vedo messi abbastanza bene, sinceramente. Quindi fatemi un pochino sapere. Sicuramente febbraio sarà il mese della svolta, eh? Un mese molto importante, quindi dimmelo nei commenti, mi raccomando.